Marta, carissimi, abbiamo ascoltato le sue parole prima del taglio del nastro, e questo per noi, come Buon Calcio a Tutti, che seguiamo da 6 anni le Genoa Women, è veramente un passo unico, perché abbiamo visto un po' questo sviluppo. Cosa significa per il Genoa avere adesso una sede come questa alla Marina di Sestri, peraltro? Beh, il contesto è assolutamente bellissimo e ci rende felici, ci rende orgogliosi di poter portare il club anche in un contesto come quello della Marina. E il nostro è un percorso che è iniziato nel 2015, ma che sicuramente adesso si trova a un punto di sviluppo importante, dove c'è una proprietà solida che vuole sviluppare, con cui vogliamo sviluppare un progetto di crescita che davvero possa portare questa realtà, la realtà del Genoa e Genova, ad attestarsi come una realtà importante nel calcio femminile italiano. Parto dalla prima squadra, già che abbiamo la possibilità di fare un po' di domande. La prima squadra ha lottato, ad esempio, domenica anche contro il Cesena, non era un'avversaria facile, era quarta in classifica. Cosa potrebbe servire a questa squadra per centrare l'obiettivo dichiarato, che è quello della salvezza? Ma questa squadra in questo momento sta soffrendo un po' di inesperienza, una squadra che comunque si è ritrovata a inizio agosto a dover partecipare al campionato di Serie B, sicuramente una bellissima opportunità, sicuramente colti un po' impreparati, perché era una squadra nata per stare in Serie C e la differenza tra le due categorie è tanta. Quindi stiamo facendo esperienza sul campo, però sicuramente cercheremo adesso di introdurre magari alcuni profili che possano permetterci di raggiungere il nostro obiettivo, che per quest'anno è sicuramente quello di centrare, di mantenere la categoria. Stanno facendo bene anche le altre under, la 17 è prima, la 15 e la 12 sono nelle prime posizioni, poi c'è anche l'under 10, tanto lo ripetiamo perché è giusto che anche chi ci ascolta conosca i livelli di, diciamo, tutto il Genoa. Assolutamente, noi abbiamo un settore giovanile composto da più di 100 bambine che conta 5 categorie, perché abbiamo la primavera, l'under 17, l'under 15, l'under 12 e l'under 10, e sono il futuro di questo club, su cui c'è grande attenzione, e davvero all'interno del progetto. Il progetto non è solo sulla prima squadra, ma è di strutturare davvero l'intera area, perché le nostre bimbe di oggi sono, speriamo possano essere, le nostre calciatrici di domani, e quindi sono una risorsa per noi. Le faccio un'ultima domanda e la ringrazio della disponibilità. A livello più generale, lei è stata una grandissima calciatrice, segue tuttora anche partite di alto livello, tipo la Roma, che sta facendo un ottimo percorso in Champions. La domanda, ripeto, più generale: il calcio italiano a livello femminile sta crescendo molto, perché vedo che la Roma quest'anno si sta imponendo anche in palcoscenici diversi, il campionato è primissima, però c'è sempre anche la Juventus, che è un'altra squadra attrezzatissima. Insomma, secondo me, passo dopo passo, anche con la questione del professionismo raggiunto da quest'anno, sta crescendo questo movimento. Ma il calcio femminile in Italia sta crescendo da diversi anni. Il processo è nato alcuni anni fa con un impulso importante da parte della federazione, grande sinergia da parte di federazione, club, di tutte le componenti tecniche. Parlano i numeri, perché negli ultimi 5 anni i numeri delle tesserate, delle giovani tesserate, sono raddoppiati, sono cresciuti dell'oltre 100%, e quindi questo attesta veramente la crescita esponenziale del calcio femminile. E di pari passo abbiamo una Serie A che da quest'anno è passata a professionismo, con un campionato che ha cambiato il format ed è un campionato sempre più avvincente, dove tutte le squadre stanno alzando il livello.